Musica, intrattenimento e divertimento, ma soprattutto solidarietà. Questi gli ingredienti della serata Un calcio all'alluvione, organizzata al Parco Pironi di Bellaria Cagnona, dall'associazione La Nuova Cagnona, con il patrocinio della città di Bellaria Gemarina. Presente anche il sindaco Filippo Giorgetti. Tanti personaggi del mondo del calcio sono intervenuti, a partire da Rigo Sacchi, che ha messo in palio nell'asta benefica una tuta dell'Italia vice campione del mondo a USA 94. Per continuare con Fabrizio Castori, che ha portato per l'asta la maglia di Kvaratskhelia, campione d'Italia con il Napoli e miglior giocatore del campionato di Serie A. Battute tra le altre la maglia indossata da Zapata dell'Atalanta in Champions League, le maglie di Frattesi e Zaccagni e due maglie, una della Lazio e una della Nazionale di Parolo. Anche Ricchiuti ha donato due maglie della Rimini. All'asta anche le scarpe di Schelotto. Non solo calcio, il campione europeo di pesi medi Matteo Signani ha messo in palio i suoi guantoni, mentre Giango Rocca ha messo all'asta una sua maglietta. Tra aste, pesca, lotterie e vendita di magliette e cappellini della serata sono stati raccolti oltre 4.000 euro. Il ricavato andrà devoluto interamente alla Papa Giovanni XXIII per la zona di Faenza, che è una zona che è stata molto colpita in questo periodo, sono molto in difficoltà e cerchiamo di aiutare grazie alla Papa Giovanni XXIII e alla nostra Sara Foschi, che abbiamo già fatto degli eventi in passato per lei, che è stata in missione tanti anni in Bangladesh. Abbiamo affidato alla Papa Giovanni XXIII il nostro incasso, la nostra serata, e volevo ringraziare veramente proprio tutti i partecipanti, dalle associazioni, l'Oratorio Sacro Cuore di Bellaria, che è nato quest'anno, che veramente si sono prodigati con me a organizzare questa serata, che era partita per fare una serata di sport, e alla fine abbiamo deciso, visto l'alluvione di poco più di un mese fa, di fare una serata di beneficenza. Abbiamo coinvolto tanti calciatori, allenatori, avevamo anche il super top allenatore Arrigo Sacchi. Ringrazio tutti i partecipanti, tutta la gente che c'era questa sera, tutte le associazioni e tutti quanti, perché il cuore è stato veramente grande e noi siamo molto contenti